Ciao ragazze e benvenute ad una nuova puntata di Impact Girl. Oggi sono in compagnia della dottoressa Silvia Goggi. Ciao Silvia, grazie per essere Ciao. Qui con noi. Ciao Cecilia, grazie a te per avermi invitato. Allora, tu sei molto conosciuta, soprattutto ovviamente nel tuo settore, ma per chi non ti conoscesse, sei specializzata in scienze dell'alimentazione e sei coautrice di un sacco di bestsellers, perché insomma ho dato un'occhiata su Amazon e vai alla grande, su Amazon o qualunque sito ovviamente che venda libri. La tua mission è quella di accompagnare i tuoi pazienti, in particolar modo mamme e bambini, a pianificare al meglio la propria alimentazione. Ora, tu sei anche parte di Biz Academy, della membership di Biz Academy da un po' di tempo, da quanto più o meno che io perdo il conto? Allora, ottobre 2019, no, aspetta, no, ottobre 2020, scusami, questi anni sono un po' tutto un unico anno. Si sovrappongono. No, esatto, no, ottobre 2020, sì, esatto, ottobre 2020. Ecco, in questo arco di tempo, che sembra eterno per tutto quello che abbiamo vissuto, ma in realtà insomma è relativamente breve, tu hai fatto qualcosa di pazzesco ed è il motivo per cui ti abbiamo invitata in questa puntata, proprio per condividere con noi come ci sei riuscita. Ma faccio una piccola premessa a monte, anzi no, prima voglio lanciare un teaser, vorrei condividere un messaggio bellissimo, bellissimo, che tu hai condiviso qualche mese fa. Oddio. Sentiamo se me lo ricordo. Non te lo ricorderai. Allora, sì. Giusto perché voglio condividerlo? Perché ovviamente previo il tuo permesso. Certo, sì, no, ma certo. Perché mi rendo conto che descrive in pochissime righe l'impatto che effettivamente il digitale può avere nella nostra vita. Poi è ovvio che non è tutto rose e fiori all'inizio, ci sono una serie di difficoltà, parleremo anche di questo, però tu scrivi: viva Biz Academy, i soldi meglio spesi di sempre. Questo era un titolo a caratteri cubitali. Ok, questo lo sottoscrivo ancora oggi, ok. Ma poi hai scritto: ho lavorato tutta primavera ed estate per creare la struttura, i primi contenuti, aggiungo io, della mia membership, ossia tua membership, che si chiama Plant-Based Clinic. Ho iniziato club, a mandare... no, club, la membership e il club. Ok, Plant-Based Clinic è il sito, Plant-Based Club è la membership. Bene, ottima precisazione. E dici, questo messaggio era relativo alla membership, giusto? Alla creazione della membership. Sì, perché il sito c'era già, ma tutta la primavera e l'estate l'ho, insomma... utilizzata per lanciare la membership. E dici, ho iniziato a mandare le newsletter con gli spunti di Biz Academy per creare la relazione. Ho scritto un funnel tutto da sola, seguendo i consigli di Cecilia. E qua mi hai fatto morire perché dici che quando mio marito la legge dice che anche se l'ha già comprato perché mi chiede un test, lo ricomprerebbe. Hai scritto una pagina di vendita tutta da sola e poi dici: ha funzionato. Per il primo giorno non credevo ai miei occhi quando vedevo il numero di PayPal crescere. E poi dici: si è avverato il miracolo, posso ridurre il mio lavoro in presenza, quindi visite con i pazienti di persona, per lavorare un po' di più in digitale. E la parte che mi ha colpito di più è stata questa, dici: in questo momento vi scrivo in tuta, in giardino, con il cane. Esatto. E tra parentesi, mai avrei potuto pensare di avere un cane, esatto. Invece ormai lavoro da casa. Io ho la certezza che se dovesse succedere qualcosa, io riuscirei a mantenere la mia famiglia. E questa cosa, io qua, quando rileggo queste parole, le rileggo, io non ho mai letto un messaggio che in così poche righe possa effettivamente descrivere la libertà, possiamo chiamarla, chiamiamola flessibilità, perché poi anche il digitale, sì. I vincoli che il digitale ci può regalare. E tu ci sei riuscita, o meglio, le cose hanno cominciato a muoversi in maniera, diciamo così, celere e rapida, con l'arrivo appunto di Plant-Based Club, quindi con l'arrivo della tua membership. Sì. Prima di analizzare insieme a te le fasi, diciamo così, che ti hanno portato dall'idea al lancio, magari con una spruzzata di errori e di cose che tornando indietro non rifaresti, ci tengo a sottolineare che cos'è una membership per chi magari non ha familiarità con il termine. Una membership è un miracolo, o meglio, è una modalità di creazione di un servizio digitale, può essere un servizio formativo, oppure può essere semplicemente un servizio di consulenza, può essere un'app, può essere un software, che noi proponiamo con un pacchetto che può essere pagato mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente, con una cadenza periodica. Questo modello è un modello che intanto è diventato molto famoso, ovviamente, quando sono arrivati Netflix, Spotify, anche se poi in realtà esisteva già, era soltanto meno conosciuto, ma ha un grande vantaggio, che è quello di garantirci delle entrate costanti, se noi ci giochiamo ovviamente le nostre carte in un certo modo, ma ha anche un grande vantaggio
che forse supera questo, e cioè il fatto di consentirci di creare una relazione con i nostri clienti che è pazzesca, quella che noi in Biz Academy chiamiamo la relazione del terzo tipo. Perché? Perché se quando proponiamo un corso singolo la relazione in qualche modo finisce nel momento in cui il corso viene acquistato, in una membership la relazione inizia quando l'acquisto avviene. E da lì, se la relazione viene coltivata in un certo modo, difficilmente qualcuno se ne va a cuor leggero. Ovvio che qualcuno se ne andrà per forza di cose, è fisiologico, ma non se ne andrà mai, o difficilmente andrà via con il sangue amaro in bocca, ed è probabile, tra l'altro, che torni. Ora, detto questo, partiamo. Allora, descrivici innanzitutto che cos'è Plant Based Club, in maniera che ci facciamo un'idea, l'idea della membership, e raccontaci un po' le tappe. Ok, allora, quindi parto da cos'è Plant Based Club e poi faccio un passo indietro, perché è una costola, diciamo, del progetto più grande, però, come hai detto prima, è la costola che permette al progetto più grande di esistere proprio da un punto di vista economico. Allora, ti confesso che ho preso proprio spunto da cos'è Biz Academy, cioè tu dici: cos'è che io, Cecilia, so fare bene? Accompagnare le donne a creare il loro business digitale. Quindi io ci ho pensato e poi magari racconteremo bene come sono arrivata all'idea di fare una membership, però mi sono detta: scusa, quello che io so fare meglio è aiutare le persone a avere un'alimentazione vegetale e sostenerle, quindi cosa che faccio con le visite, ma anche cosa che faccio con i libri, con i corsi, con tutti gli 800.000 messaggi a cui rispondo ogni giorno sui social, eccetera. E quindi perché non creare un sistema, no? un luogo virtuale dove possano trovare ricette, dove possano avere, proprio come tu fai in Biz Academy, il mio supporto quotidiano e la risposta alle domande, che se vogliamo è la cosa più preziosa. Poi, avendo io anche una formazione in lifestyle medicine, quindi medicina dello stile di vita, anche corsi di fitness, corsi di yoga, cioè che ogni mese si rinnovano, corsi di cucina, cioè diciamo che era un po' il mio sogno fisico. E pensa che nel 2019 stavo anche per prendere un posto fisico enorme dove fare tutto questo, poi con l'assenno di poi, per fortuna, che è stato preso da qualcun altro, ed ero molto triste all'epoca, però diciamo che vuol proprio essere una cosa che accompagna a cambiare alimentazione e migliorare lo stile di vita con il supporto di professionisti, mio, quello chiaramente degli insegnanti di yoga, fitness, eccetera, e delle chef, ma anche di altri vari medici e nutrizionisti e nutrizioniste che gravitano intorno al progetto principale, che è Plant Based Clinic. Dimmi se è chiaro così. È molto chiaro, tra l'altro ci tengo a sottolineare, perché so che è parte anche del tuo posizionamento, della tua unique selling proposition, il fatto che comunque hai creato tutto questo a un prezzo incredibilmente accessibile, quindi l'obiettivo era proprio quello di poter sostenere più persone possibili nell'avere le informazioni che servivano loro, pratiche, per poter fare questo cambio di rotta. Però io so che inizialmente, usando le tue parole, tu hai lanciato la clinica, quindi la Plant Based Clinic, non stiamo parlando ancora della membership in questo momento, dici tu, nel modo più sbagliato di tutti. Sì, allora, che poi l'ho scoperto, è vero, c'è scritta Biz Academy, però la usavo nel modo sbagliato, cioè guardo un video qui, un video là, ma sì, questo ce l'ho, vabbè, non ero molto una brava, diciamo, studentessa che si applicava, ero iscritta, non mi applicavo. E poi anche, cioè, da un punto di vista di pianificazione di un business, vorrei ricordare a tutti che come medico io non ho una minima formazione in materia, cioè proprio arrivavo completamente digiuna, avevo un'idea, cioè questa idea, e volevo metterla in pratica. E ho fatto degli errori, cioè tanti errori. Il primo, per esempio, è quello, come tu dici, il lancio. Cioè aver lanciato per me era stato bene, dopo averci investito, diciamo, una notevole, cioè tutti i miei risparmi sostanzialmente. Poi il lancio è stato: buongiorno, salve, da oggi esisto, arrivederci, se volete mi trovate qui. E poi mi mettevo così e dicevo: perché nessuno? e niente. E poi, diciamo, la clinica è pensata come, all'inizio, quando ancora non volevo o non pensavo di fare la membership, era pensata proprio come una clinica fisica dove si svolgessero visite in telemedicina. E quindi io, per fortuna, mi sono circondata, diciamo, di tantissime persone di cui mi fido, che sono molto contente, il loro lavoro sta andando molto bene. Diciamo che loro però
con una piccolissima percentuale che non rimpiango, perché io voglio che loro siano contente quando lavorano, per carità, però diciamo mi aiutava a coprire a malapena le spese. E quindi c'è cioè, febbraio, marzo, io ero un po', oh mio Dio, cioè mo qui cosa facciamo? Perché comunque le spese sono fisse e, ed era così. Quindi questa è stata la fase iniziale, che diciamo così, dove hai sottovalutato, potremmo dire, tra l'altro mi veniva da sorridere perché ho un'amica che tempo fa aveva pubblicato un libro, tra l'altro bellissimo, non in italiano, quindi non sto qui a nominare titoli e quant'altro, e ricordo proprio che mi aveva detto, ci ho messo l'anima, ho scritto per mesi e mesi e mesi, e poi ad un certo punto è uscito e non avevo pianificato nulla per farlo uscire, per farlo conoscere. E questa è una cosa, se vogliamo, normale, perché essendo la nostra creatura, il nostro progetto, è come se noi dessimo per scontato che, caspita, c'è un valore pazzesco, non puoi non vederlo. Peccato che, così come un negozio, se è nascosto senza insegne, non si vede, anche online, se insomma non ne parli, nessuno può saperlo. Quindi raccontaci come sei passata da questa fase in cui hai detto bene, devo fare qualcosa, al fatto di decidere che questo qualcosa era effettivamente una membership. Sì, e poi io, come dicevi prima, ho anche un altro problema, cioè io non mi vendo quasi mai, perché non lo so, e questa è una cosa che ancora devo risolvere, per questo che devo ripassare, però no, un pochino l'ho risolta, però ecco, diciamo che io non sono solita, sbagliando, e questo sbaglio, e anche le mie amiche mi dicono tu sei pazza, non sono solita pubblicizzare il mio progetto di continuo, quindi questo, e non sarei mai riuscita, o comunque non sarei riuscita a farlo un anno fa, e forse non so se mai riuscirò, anche per la missione che ho, cioè io voglio veganizzare il mondo, capito? Da un lato lo vorrei fare gratis, se si potesse, e quindi vabbè, era marzo del 2021 e dicevo, oddio, cosa mi è saltato in mente, ma perché? Finché non mi sono messa a studiare bene effettivamente tutto il materiale che c'era e mi sono imbattuta in questa collezione fissa dove, adesso non mi ricordo quale fosse il titolo, ma il concetto era crea una membership così, insomma, da avere diversi vantaggi sia per te sia anche per chi ti segue. E ho letto il libro che hai consigliato, ho studiato tutto quanto, ho guardato anche i vari, come si chiamano, i biz shot allegati, preso appunti, e allora ho deciso che avrei fatto questa cosa qui, la membership, e ho pensato di chiamarla Plant Based Club. Aspetta, nominiamo il libro, ecco, che poi inseriremo anche nelle note. Ah, il libro è Il cliente automatico, dovrebbe essere la traduzione. The Automatic Customer, sì. Esatto, The Automatic Customer, se lo vogliamo in inglese, dovrebbe esserci tradotto in italiano, ma è veramente un vademecum, nel senso che poi per chi inizia e ha una bozza di idea di membership, è secondo me il punto iniziale, diciamo il trampolino di lancio. Poi è ovvio che c'è tutta una serie di aspetto più logistico e strutturale da tenere a mente. Bene, quindi studi tutte queste risorse e dici bene, la membership è una strada che voglio testare. Esatto, e allora comincio a pensare a cosa ci posso, diciamo, mettere dentro, perché le ricette, gli ebook di ricette e il mio valore, cioè il tempo che io ci passo, no? Perché è la prima cosa che faccio, anche se ho imparato a dare degli slot temporali, perché sennò non vivo più, questa è un'altra cosa che ho imparato, a organizzare il calendario, perché sennò, per esempio, anche adesso se aprissi la mail vedrei delle domande a cui devo rispondere e ho la sindrome della notifica in evasa, devo evaderle tutte, presto! Però ecco, mi sono data per esempio una regola per entrare nel club a rispondere in tre momenti della giornata, magari tra una visita e l'altra, e la blocco, perché sennò starei a rispondere a mezzanotte se per caso passassi davanti al computer e lo vedessi. Comunque, avevo questa idea e ho pensato cos'altro posso offrire, e allora ho cominciato a contattare. Per fortuna, devo dire, in questi anni ho conosciuto, tra l'altro molti sono anche pazienti o ex pazienti, persone che potessero fare il corso di yoga oppure il corso di fitness, e la bella cosa che mi ha fatto veramente piacere è che tutte le persone a cui l'ho chiesto non vedessero l'ora di salire a bordo, cioè questa cosa nessuno mi ha mai detto no, ci devo pensare, hanno detto tutti subito sì, che bello, e quindi questo, insomma, sono anche molto grata a chi fa
chi mi aiuta, nonché anche adesso c'è questa ragazza che mi aiuta a gestire il tutto dietro le quinte, proprio da un punto di vista tecnico, perché fino a 2 mesi fa ero io che su Vimeo mettevo i thumbnail la sera alle 11, capito? E il bello di avere la certezza comunque di un'entrata più o meno ricorrente è anche quella di poter delegare e diciamo potermi tenere l'energia per la parte più creativa oppure per tutte le altre cose che devo fare, perché il rischio se no è anche quello di venire inghiottiti da tutte le cose che ci sono da fare e mentre dicevo questo mi sono dimenticata di cosa stavamo parlando, scusa Cecilia. Tranquilla, ci sono alcuni aspetti su cui vorrei che ci concentrassimo, Sì, perché li hai dimmi cosa ho nominati fatto. a volo d'uccello, ma secondo me meritano una piccola attenzione. Allora, innanzitutto hai nominato l'importanza di darsi degli slot temporali. Questo è importantissimo perché spesso si pensa che il digitale, no, funziona da solo. Sicuramente è automatizzabile in moltissimi aspetti, non è minimamente paragonabile a una realtà fisica dove tu devi essere lì presente ad un certo orario e o sì o sì. Quindi assolutamente c'è un divario enorme e quindi una flessibilità incredibile che il digitale ti dà, ma questa flessibilità nasce da una autodisciplina, perché appunto la sindrome delle notifiche ce l'abbiamo tutte, soprattutto quando appunto teniamo così tanto, cosa che insomma è abbastanza normale al nostro progetto, ai nostri clienti, perché come dicevamo prima, la relazione che si instaura, a Biz Academy parliamo della Biz Family, nella membership di Biz Academy, quindi è una seconda famiglia, io praticamente non dico che conosco ciascuna di voi come se foste mie amiche, ma quasi. E questo veramente mi porta ad aver voglia, una voglia che però alle volte di rispondere, di essere sempre disponibile, alle volte però, anzi, non alle volte, sempre va disciplinata. Per cui questa è una cosa che tu hai detto come, diciamo così, dettaglio piccolo, ma in realtà ha un valore enorme. E poi hai anche nominato questa collaborazione con altri professionisti. Questa è una cosa bellissima che secondo me dà anche un valore incredibile alla tua membership e ti consente anche un pochino di non solo diversificare, ma anche diluire un pochino, distribuire anzi, la creazione di contenuti e la creazione e la messa a disposizione di un servizio. Ti chiedo, perché sicuramente chi ci sta ascoltando se la fa questa domanda. Questa collaborazione tu l'hai strutturata con degli accordi Sì, con dei scritti? contratti. No, no, ma certo, no, no. Ok. Qualunque, tutte le persone che lavorano, anche questo fa parte dei famosi investimenti iniziali, l'avvocato che fa i contratti, però almeno una volta che quello ce l'hai, quello devi solo cambiare il nome e le generalità. No, no, sono tutte persone. Allora, c'è una dipendente, una persona che collabora in partita IVA, però diciamo con una cifra molto consistente, e poi le altre sono persone che hanno la partita IVA che in base alle ore che lavorano, in base al numero di video, ricevono un compenso. Quindi sono insomma contenta anche di... Hai cioè il creato un fatto che... win-win, esatto, da un Sì! doppio, No, no, certo. e poi soprattutto sono persone di cui io mi fido ciecamente, cioè per esempio quella che fa i video di fitness fa morire dal ridere, cioè no, no, è proprio bello, bello, sono contenta. Allora, parliamo un pochino del lancio, quindi pensi al Sì. modello membership, pensi a cosa metterci dentro, sai che la modalità ciao esisto non Non funziona e funziona, quindi no. decidi che devi lanciare in un certo modo. E tra l'altro il lancio va molto bene, al di là di una serie di inghippi tecnici che magari poi proviamo senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, però ad anticipare in maniera che chi decide di lanciare una membership sa che può succedere. Raccontaci un po' come si sviluppa questo lancio. Allora, diciamo che l'idea mi viene a marzo, il lancio lo penso per settembre, sia per un motivo, no, che a settembre is the new gennaio, no, dove uno magari prende delle decisioni, tipo il secondo capodanno, e quindi magari l'iscrizione a una cosa del genere poteva essere utile, nonché per il tempo fisico che mi ci voleva per prepararla, perché comunque a marzo io avevo l'ultimo libro in uscita, tutti i giorni i pazienti, le robe da risolvere, cioè quindi nel senso ho dovuto diluirlo per forza. Allora, cosa ho fatto? Sapendo, non mi sono voluta complicare la vita con lanci lanci esterni, quindi l'ho voluto fare all'inizio solo tramite la newsletter, newsletter che comunque avrei dovuto cominciare a creare. Lancio o non lancio perché mi era ben chiaro che è un asset fondamentale, cioè una volta, o forse tu hai detto, non so quando c'è stato il down di Instagram, no?
Hai detto oggettivamente che una cosa a cui non avevo mai pensato, che tutta la community che ci siamo costruiti con il sudore potrebbe sparire in un secondo se a Mark gli gira male, cioè, capito? E quindi questo ho capito molto bene cosa intendessi e quindi ci ho tenuto a costruire una newsletter, ma non tanto in vista del lancio, anche perché volevo dare valore, cioè le newsletter erano proprio ogni lunedì, arriva alle 7:30, quindi il lunedì è il giorno dei nutrizionisti, diciamo di solito, sai che uno magari si fa attraversare da qualche brutto pensiero nel weekend e quindi è bello che apre la mattina alle 7:30 e trova la ricetta oppure trova le cose, insomma, utili. Poi ogni tanto c'era sempre con estrema moderazione, perché io ho questo problema che dovrò risolvere, che ogni volta che propongo qualcosa di, diciamo, vendita di un corso o altro, mi sembra, cioè, forse perché sai, i medici c'è questa cosa molto missione, no? Quindi non si devono troppo sporcare con queste cose, però ce lo sto risolvendo perché insomma, mangiare, dobbiamo mangiare. E quindi ogni lunedì facevo arrivare questa newsletter. Anche in vista poi di utilizzare tutti i contatti che mi pare all'epoca fossero 15.000, e poi ti racconto cosa ho fatto in estate per dare un pochino un boost, volevo utilizzare appunto il lancio interno, solo quelli della newsletter per non complicarmi la vita perché ero da sola, non sapevo bene come strutturare, cioè in Biz Academy ci sono tutti i materiali, però era veramente troppo, cioè volevo anche i lanci, le sponsorizzate, cioè volevo proprio fare una cosa per volta. Adesso poi mi sto lanciando in sponsorizzate Facebook, non so se ogni tanto si compaiono, però ecco una cosa per volta. E in estate ho pensato di regalare un ebook, sia chi era già iscritto, sia proprio come diciamo regalo di vacanze, poi perché io poi faccio sempre il digital detox quest'estate, che quest'estate non è stato per niente detox perché ero in Grecia col computer a cercare il wifi perché stavamo sistemando ancora la membership. Comunque, dicevo, ho fatto questo ebook verso luglio, che era un ebook diciamo che ricalcava esattamente quello che poi sarebbero stati gli ebook di ricette, quindi le persone all'epoca ancora non lo sapevano, però hanno scaricato questo ebook di ricette estive e diciamo che la newsletter si è rimpolpata e bene così. Le email che poi io ho mandato da fine agosto, quelle però le ho scritte a giugno perché ci ho messo 2 settimane, cioè comunque adesso anche lì scrivere un funnel tutto da sola, cioè mica in un giorno, cioè 2 settimane anche lì. Ho messo E ci sta, e e ci ci sta. sta perché, e poi anche lì ho proprio dovuto fare la violenza perché c'è la violenza di proporre qualcosa che le persone avrebbero dovuto acquistare. E quindi allora cosa ho fatto? Ho preso proprio i modelli che tu hai messo disponibili. Non dico che non ho fatto ovviamente copia e incolla, però cioè, c'era tutto, ho fatto proprio i compiti precisi perché ho detto. Se lo faccio da sola, rifaccio di nuovo l'errore di ciao, esiste il club, arrivederci, scusate se ve l'ho detto, io adesso torno nel mio angolino. E non andava bene, e allora ho proprio fatto come. Ma te l'ho fatta anche correggere, ero molto fiera poi alla fine di come sono venute. No. Erano bellissimi, io me le ricordo ancora perché poi ecco all'interno della nostra Beats Family quando mi mandate no, le singole email poi io me le revisiono, poi vabbè è anche la mia deformazione professionale perché adoro il copywriting e revisiono parola per parola ogni cosa, naturalmente a volte è una questione di gusto, altre volte è una questione di angolazione di marketing, però erano davvero fatte molto bene. Ecco, ora non ci sarebbe il tempo di entrare nel merito di come si organizza un lancio, però per ricapitolare co come tu ti sei organizzata, hai detto bene, prima di tutto faccio una cosa per volta, lancio, tu hai parlato di lancio interno, lancio esterno, per chi non conoscesse la differenza, un lancio interno è un lancio che io faccio ad una lista che già mi segue, che è già iscritto alla mia newsletter, un lancio esterno, come li definiamo all'interno della membership di Biz Academy, invece è un lancio che io faccio
ad un pubblico che non mi conosce, quindi attraverso delle sponsorizzate che portino appunto ad un ebook, ad esempio il freemium che tu hai creato, e che poi portino la persona ad essere esposta a più aspetti di quello che faccio, gratuiti e anche non. E quelli non gratuiti ovviamente sono i corsi a pagamento, in questo caso la membership. Vorrei semplicemente spezzare una lancia in favore della vendita, perché è un problema che abbiamo tutte, tutte forse no, perché sicuramente qualcuno che ci ascolta dice: io non ce l'ho mai avuto, buon per lei. Nel mio caso è stata sicuramente una sfida che anch'io personalmente ho dovuto affrontare, tanto che all'inizio della mia avventura digitale il mio business partner di allora si arrabbiò moltissimo. A un certo punto mi disse: tu la devi smettere, perché fai tutto gratuitamente. Facevo consulenze gratuite, mi occupavo di SEO al tempo, quindi una cosa un po' diversa dall'aspetto, diciamo così, più ampio che faccio oggi, però consulenze gratuite, email chilometriche con tutto quello che aggiustavo i siti gratuitamente, nel senso che davo input. E a un certo punto lui mi disse: basta, perché se tu vuoi crearti una autonomia economica online o offline, per carità, ma in questo caso parliamo di online, non puoi continuare a dare tutto gratuitamente. È anche un modo di svalutare le proprie competenze, perché per arrivare ad un certo livello, perché io possa dare, adesso faccio un esempio su di me perché naturalmente conosco me, ma perché io possa dare un feedback a un funnel nel giro di pochi minuti, mi ci sono voluti 10 anni di esperienza. È giusto che io riceva un compenso per tutta la competenza che io ho accumulato negli anni attraverso lo studio e attraverso l'esperienza. Ovvio che noi scegliamo qual è il nostro posizionamento. Il tuo posizionamento è stato: bene, io voglio che Plant-Based Club sia accessibilissimo, cioè sia praticamente accessibile a tutti. Poi è ovvio che qualcuno potrebbe non riuscire ad accedervi adesso e magari potrebbe riuscire più avanti, ma il fatto è che diventa un prezzo che è abbastanza sostenibile per ovviamente il valore che tu proponi. Però mi raccomando, ragazze che siete in ascolto, non abbiate paura, non abbiamo paura di chiedere quello che ci spetta, soprattutto laddove mettiamo a disposizione delle competenze che non sono delle competenze che googoli così e trovi a gratis, soprattutto se mettiamo a disposizione il nostro tempo con una disponibilità che è una disponibilità che fuori, anche da parte di altri, costerebbe un occhio della testa. Quindi mi raccomando, non svalutiamoci, ok? Possiamo dire, senza entrare, so che tu sei molto parca nella condivisione dei numeri, però io dico soltanto che hai avuto un successo strepitoso. Io sono rimasta senza parole quando me l'hai condiviso, devo dire, ma è certo, è anche giusto dire che tu eri già conosciuta nella tua nicchia, nel tuo settore, quindi non è che sei apparsa online, hai lanciato la membership e nessuno te aveva mai sentito nominare. Detto questo, i risultati che hai ottenuto in termini di reazioni, quindi di iscritti alla tua membership, è stato notevole. E tu hai avuto anche un problema tecnico, perché ad un certo punto... Sì, allora, tra l'altro in quei giorni avevo anche degli ospiti, no? Quindi nello studio che io di solito uso era una camera degli ospiti, non avevo dove lavorare e quindi erano stati dei giorni pazzeschi. E quindi io mi sveglio, vedo la newsletter alle 7:30, ero emozionata e dicevo: dai, magari adesso. E vedevo che non succedeva niente, e già con i lacrimoni a mio marito ho detto: vedi, cavolo, tutto questo tempo. E in realtà era il sito che era crashato, perché c'erano stati troppi accessi. E questa è una cosa intanto bellissima, è un problema bellissimo da avere, è ovvio che è un problema serio che va risolto. Ma è molto meglio di avere il problema di non arriva nessuno sta reagendo a quello che E allora poi c'era l'agenzia che mi aiuta con il sito, l'agenzia web, che ha questa ragazza carinissima che mi segue, dice: poverina, anche lei ogni volta che vedo un mio messaggio c'ha l'agitazione di cosa è successo, cioè ci agitiamo a vicenda, no? Ma alla fine non so come, perché io, ecco, di queste cose che stanno dietro i siti internet non so niente, però il server, boh, hanno risolto, ecco, anche questo. Poter permettere di farmi aiutare dove non arrivo, perché devo ammettere i miei limiti, cioè contabilità, sito internet, grafica e queste cose qui sono proprio dei miei limiti, e quindi con i ricavi posso permettermi di farmi aiutare in maniera di offrire un servizio bello, cioè è proprio questo che sono molto contenta, ecco.
E questa cosa è ancora una volta molto importante, secondo me è la perfetta chiusa per questa nostra chiacchierata insieme. Non possiamo essere esperte in ogni cosa, è vero che quando iniziamo online a volte dobbiamo fare tutto da sole, ma allora il mio consiglio spassionato è non partiamo da una membership, nel senso che una membership ha delle caratteristiche logistiche, ad esempio i pagamenti ricorrenti, che non è il problema che hai avuto tu è stato diverso, però ci sono degli aspetti strutturali che richiedono una certa solidità. Se io mi faccio il sito da sola, la bene meglio, che ci sta all'inizio, può succedere, ecco, magari inizio da un mini corso, qualcosa di piccolino che può essere scaricabile o che può essere facilmente condivisibile all'interno di una piccola piattaforma senza bisogno, no, di dover pensare a chissà quale scienza missilistica che sta dietro. Ad un certo punto dobbiamo però, se vogliamo crescere, affidarci a chi effettivamente è competente, senza smettere di studiare. Quindi una cosa che diciamo sempre all'interno della membership di Biz Academy è, mi raccomando, anche laddove io ho già il budget fin dall'inizio per affidare tutto al Sì. lavoro, evitiamo di affidarlo senza sapere cosa stiamo affidando. Quindi impariamo che cos'è un email funnel, impariamo come funziona un autorisponditore, impariamo qual è la logistica dietro una membership, impariamo che cosa significa avere un'area riservata per i nostri clienti. Poi, in questo modo, quando affidiamo un lavoro, diventa molto più facile intanto affidarlo alla persona competente, perché riusciamo a capire se la persona è competente, cosa per nulla scontata. E due, riusciamo anche a fare le domande giuste. E quindi, se succede un problema, possiamo in qualche modo anche essere co-creatori della co-creatrici della soluzione al problema. C'è un'ultima cosa, Silvia, che ti senti di, visto che hai anche, mi è piaciuto molto come hai raccontato anche dietro le quinte, dove appunto non è stato tutto fluido, soprattutto quando facciamo un lancio, è chiaro come il sole che succederà qualcosa o più di qualcosa che ci porterà al delirio momentaneo. Ma c'è qualcosa che ti senti di dire a chi ci sta ascoltando e sta pensando magari di lanciare la sua prima membership o il suo primo corso online? Allora, diciamo che una cosa che ho dovuto imparare sulla mia pelle, adesso che lavoro anche nel mondo digitale, cioè sai, prima era facile, io ho i miei appuntamenti, il mio lavoro dipende solo da me e tutto andava via liscio. Adesso, ho dovuto imparare a fronteggiare gli imprevisti e in questo devo dire Biz Academy mi ha molto aiutato, cioè anche capire che è normale, cioè per me, non so, il sito in crash oppure mi ricordo una volta avevo fatto un freemium e il sito non aveva acquisito gli indirizzi, c'è cioè un disastro se vuoi, però insomma ho capito di viverla diversamente, cioè non è lineare, ma non lo è stato per me lineare, non lo è ancora lineare il progresso. Però insomma, non essere da sola, perché poi io magari non sono tanto partecipe, però leggo sempre su Facebook, leggo i post di tutte, guardo tutti i video, e quindi è una cosa che io consiglierei a occhi chiusi Biz Academy, cioè se qualcuno ci sta ascoltando e non sa se vale quei soldi, perché effettivamente magari è una spesa che uno può dire. Non me la sento di farla. Io mi ricordo ancora dove ero quando l'ho fatto, stavo ancora in studio, stavo aspettando un paziente, ho detto ma sì, e poi ho pensato oddio cosa ho speso per 6 mesi, vabbè, poi ho detto per 6 mesi massimo, poi mi disiscrivo, pensa che avevo sul calendario, no, il remind di disiscriversi da Certo. Biz Academy, che poi ho continuato e continuerò perché è davvero, davvero utile, cioè puoi trovare sempre una risposta. Se non trovi una risposta, trovi conforto e comunque vedi le storie di altre donne che stanno portando avanti dei loro progetti e ti senti meno sola, ecco perché ogni tanto, soprattutto quando lavorare nel digitale è flessibile, però è anche molto solitario, cioè sei qui tutto il giorno, pensi che le sfortune capitino tutte a te e invece no, no. Bellissimo, bellissimo. Intanto grazie, grazie Silvia, nel senso che i vostri feedback sono per noi preziosissimi, sono la chiave di tutto, perché senza di voi praticamente non esisterebbe nulla. Dove possiamo trovarti e andare a scoprire un pochino più di te e di quello che fai? Allora, io direi su Instagram, che poi anche sulla pagina Facebook, insomma, sono collegati, è facile, Silvia Goggi, direi che sono i miei canali, il mio canale, ho deciso di investire solo lì e basta.
Brava, altra cosa che aprirebbe un altro mondo, ma adesso insomma magari lo dedichiamo a un'altra puntata di Impact Girl. E naturalmente invece il tuo sito è www.plantbasedclinic.com. Comunque troverete tutti i dettagli nell'articolo che accompagna il podcast. E io Silvia ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, una bellissima testimonianza e spero che abbia dato un po' di linfa creativa a chi ci sta ascoltando là fuori, a prescindere che sia parte o meno della Beats Family, possa dire ok, ce la posso fare anch'io. Grazie ancora. Mua. Grazie a te, ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi, come sempre, ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.